gioco c'è Flor su Boing. Iniziano i telefilm di Boing. Ma se gli ha già dato il telefono, perché si è seduto al tavolo, quell'appiccicoso? Magari si conoscono da prima, che ne sai? Sì, certo. Da prima. Dicevo, se voi aveste un paio di brani registrati, io potrei fare qualche cosa, ho dei contatti e quindi potrei... Certo, ma non ne abbiamo nessuno, è proprio un peccato, dovremmo farlo, sì, ma non abbiamo nemmeno uno. Questo non va bene, uno. Non va affatto sì. bene. Voi dovreste sì. vendervi meglio, capisci? Ah, e senza un CD, nessun discografico sì. vi darà retta. Questo non... Sì, non però può... la manina scusa, che ne è in okay, tasca, sì, per favore, è un peccato, è un vero peccato, ma sai, abbiamo avuto sì, un sacco di cose... Sì, è un vero cose... peccato però. Sì, sì, va bene, però ti ringrazio, ma non mi serve niente. Quel tizio le sta dando fastidio, Mattias! Sta calmo, aspetta un momento, Flore grande, con sua zia e i suoi amici, dai, lasciala in pace! Ma sì, hai ragione, meglio che la lasci in pace. Di che mi mischio? Sono fatti suoi! Va bene, non continuo, non ti dico nient'altro. Perché ti sei stranita e non mi che piace. Che intuitivo, bravo! Tieni, un fiore per un altro fiore. Manca solo il violino. No! Grazie, non posso no, accettarlo. No, insisto. Sai, no. noi promoter dobbiamo fare no. sempre. Dico te. Che... Tirati su. Andiamo. Andiamo, fatti vedere. No, ti prego. Non ho fatto nulla. Federico. Rilassatevi. No. Smettetela. Fermi. Vieni qui. Detto la male, ferma detto. No, ragazzi, adesso basta. Stacchiateli. Ah sì, allora prendi questo. Non voglio che mi spieghiate assolutamente niente! E tu, torna in cucina! Sì, signora. E lava quelle mani, per favore. Sono sporche. Tu vai a controllarlo, stupida! Sì, mamma. Tu sei proprio impazzita. Ti ho detto che devi riconquistare Federico, non che devi aggredirlo ancora! Cosa? Io non devo dare spiegazioni a nessuno! E poi sono sicura che Federico è con quella verduraia! Lui non sta con quella fruttivendola, amore mio! Lei sta con Mattias. E tu come lo sai? Lo so, perché li ho appena visti in un negozio che parlavano loro due da soli. Piccolina, amore mio. Non essere gelosa, tesoro. Quello che devi cercare di fare ora è farlo sentire così tanto in colpa per quello che ha fatto che dovrà tornare per forza strisciando a cercarti. Capito? Cosa dici? Se non gliene importa nulla. Oh, non dire sciocchezze. Sei sempre riuscita a tenertelo ben stretto. Ora non lasciartelo sfuggire. No. Sai cosa dovrei fare? Dovrei dimenticarmi di Federico. Così da poter stare con chi mi pare. La gioventù non è eterna, amore mio. Non la sprecare. Ma che dici, mamma? Io non sono vecchia. Io nemmeno. Allora non discutere, riconquista Federico. E stai più calma, tesoro. Ma che c'è? Siete tutti impazziti. Il primo che muove un dito chiama la polizia, sì. chiaro? È sì. chiaro per sì. tutti, bene. Bene, sì. allora dite a quel pazzo lì, sì, quello, che l'unica cosa che ho fatto è stato chiedere un autografo a quella ragazza. Stai zitto, bugiardo, cercati un'altra scusa. Che autografo? Ma quale autografo? Come se fosse un artista. Perché lei cos'è? Cos'è aspetta, lei? Aspetta, Fede, bene. Sei impazzito? Che ti ha preso? Federico, vieni qui. Ecco, dai, tranquillizziamoci ascolta, un po'. Ascolta, pochino, ti chiedo scusa. Ti dico la verità, non so che gli è successo, magari ha qualche problema. Sì, beh, però quello quasi mi ammazza. Beh, ci siamo presi tutti da bere, sai com'è? Senti, io sono il figlio del padrone. Facciamo che offre la casa, va bene?
D'accordo, sì, scusa, va bene, grazie. Federico, ma perché ti sei comportato così? Non ti riconosco, che ti succede? Che dici, Nicholas? Non hai visto cosa stava facendo quel tipo a Florenza? No, non mi stava facendo nulla quel tipo, anzi, è stato gentile. Sei sicura? Sì, sicurissima. Sentito, non vedi che ti sei preoccupato per niente? Ma cosa stai dicendo? Io non mi sono reso conto. Lei gli stava scrivendo qualcosa e di colpo quel tipo le ha... Cosa importa se gli ha scritto o no? Cosa importa? È la sua vita. Lascia che faccia quello che vuole. Sofia, se vuoi sapere qualcosa, chiedilo a tua sorella. A me non chiedere niente. Pedro, so che sei una brava persona, ma lo faccio per metterti in guardia da Delfina. Lei... Adesso tocca a te. Sofia, fuori. Ma mamma, io... Fuori! Tu sentimi bene, caro mio. Delfina si sposerà con Federico. Con te non ci sarà assolutamente niente. È chiaro? E se la mia bambina poi non dovesse obbedirmi, non ti dimenticare una cosa. Mia figlia è di alto livello. E tu? Di basso. Sempre ti tratterà come un giocattolo. Perdonami se te lo dico così, tesoro, ma questa è la vita reale, mica un sogno. Non siamo in un film d'amore. Mi spiego? Io lo dico per te. Occhietti azzurri. Se ha finito, io mi ritiro. Buonanotte. No, aspetta, ti sei dimenticato quello lì. Sai, se dobbiamo chiamarti per farti fare una commissione, è meglio prenderla. Non le dico quello che penso, perché è una signora. Eh sì, sono una signora. E tu cosa guardi? Stupida! Martin! Aiuto! Aiuto! Vieni. Cosa facciamo sveglia a quest'ora, piccolino? No, ho sentito delle gride, volevo andare a vedere. No, ti sarà sembrato, tesoro, vieni. Ascoltami, perché non parliamo un po'? Continuiamo con la storia. Come si chiamava la tua mammina? Raccontami. Hai visto? Stanno urlando, non c'è. No, non stanno urlando, tesoro. Beh, non lo so. E allora chiamati i pompieri, la polizia, fate qualcosa. Dobbiamo vedere cosa succede. Vieni dalla stanza. Aiuto! Guardatelo! No. Martin, calmo! No, che? Mamma, calmati! Stai calmo, stavi gridando durante il sonno, stai tranquillo. Va bene, qua siamo arrivati al puro scandalo, santo cielo! Adesso è passato, ho risolto il problema! Cos'è successo, Martin? Cos'è successo? È successo che stavo sognando che l'elicottero di papà cadeva e quando io mi avvicinavo per guardarlo, quello che era morto non era papà, era Federico. Dai, è finito tutto. Dov'è Flor? Vorrei saperlo anch'io. Dove sta Flor? Perché invece di compiere i suoi doveri, la ragazzina se ne sta al bar con Federico e chissà perché poi... Perché mi hai mentito, mamma? Io lo sapevo. Lo sapevo, basta, me ne vado di casa, non ho più niente da fare. Calmati, Delfina mia, tesoro, calmati, c'è una spiegazione. Avete sentito, ragazzi? Delfina se ne va, è fantastico. Ma no, bisogna considerare anche la reazione di Federico, ci rimarrà molto male. Ma come ci rimarrà male? Magari se ne andasse anche male. Comunque adesso non dobbiamo pensare alla strega maggiore, dobbiamo preparare un piano. Un piano per cosa? Perché Flora e Fede si sposino. Oh, fortissimo! Noi potremmo organizzargli una serata come nelle favole, capite? Così si fidanzano, un'idea bellissima. Eh sì, però come facciamo? Lasciate fare a me, io so come. Io dico di no. Non ci conviene, secondo me, immischiarci nelle cose dei grandi. Lasciate che le cose le risolvano da soli. Già abbiamo tanti problemi noi, quindi... Ma per questo non capisci? Se Flora e Fede si sposano, non avrai più i tuoi... I tuoi... come si chiamano? I tuoi problemi, sì, quelli. Va bene, socia. Mi chiedo se quella strega della tua amica non abbia a che fare con questo. Tu che ne dici? Ti sembra questo il momento, Titina? Sì, mi sembra questo il momento. Bene, adesso che siamo un po' più tranquilli posso presentarvi tutti. Lui è Federico, il mio capo. Salve. Lui è Mattias, il suo migliore amico. Ciao, il suo come va? Destro. Finiscono sempre così i vostri spettacoli? Bene, e loro sono i miei amici. Io sono Damian, ma mi chiamano tutti Bata. Cioè, io sono Renata, sì. Puoi chiamarmi Nata. Io sono Clara. Danilo, posso avere del ghiaccio? Maya, perché non porti un po' di ghiaccio, per favore? Accidenti, ti sta sanguinando il naso. Ah, sì, grazie, sì.
Che mi stavi dicendo prima di questo finimondo? Non lo so, mi sono dimenticato. Non me lo ricordo. Ne parliamo un altro giorno. Ma pensandoci meglio, che ci faccio io qui a parlare con uno spione? Tu sta tranquillo, parlo io con lei dopo e chiarisco. Ah sì? E cosa le dirà? Che le dirò? Semplice.